Che voi, era veramente un'altra epoca, cioè non è a CSI che ora vediamo questi che escono con tutti i vestiti, e pensate che nell'85 noi cronisti non ci fecero avvicinare per 10 ore, ci tennero a distanza, aspettavano che arrivasse Bruno da Modena perché volevano... Il mio professore, quindi chiaramente... Quindi aspettavano che arrivasse lui, disse per la prima volta isoliamo tutto... Ero preoccupato che fosse la Bolzana all'epoca. No. La Bolzana nell'85 non era nata, ti spiego questo segreto. Questo dà anche il senso della storia, cioè 33 anni fa, l'ultimo delitto è 33 anni fa, da lì in poi si parla sulle suggestioni. Cioè, come dice Massimo, noi cronisti siamo sempre stati abituati ad andare lì sul posto, vedere, eccetera. L'altra cosa giustissima che ha detto, la semplicità. A noi tutti quelli che indagavano, ogni volta ci dicevano, ragazzi, ma perché state qui a rompere con questa storia? Dovete guardare la semplicità. Nella storia del mostro di Firenze la semplicità non c'è mai stata. Niente, dal primo momento. Una storia raccontata nel libro, la voglio ricordare ancora una volta, Il mostro di Firenze, ultimo atto, scritto da Alessandro Ceccioni e da Gianluca Monastra. Sì. Era opportuno ricordarlo ed è una questione davvero, io credo che insomma Alessandro abbia giustamente sottolineato quanto intricata e difficile fin dall'inizio, fin da quel primo delitto, e il delitto che ricordavamo, quello insomma di 50 anni fa, possiamo ripercorrerlo, raccontare, ricordare al nostro pubblico esattamente come avvenne, chi erano queste vittime? Allora, volevo fare una piccola correzione di quello che si è detto. Cioè, dovete pensare che esiste il delitto del 68, ci se ne accorge nell'82. Cioè, che... Non era stato correlato. Ah. Anche lì, perché è stato correlato? Ci sono due ipotesi. Una, l'anonimo, che già, e quindi ci serve per creare tutto, no? C'era qualcuno che sapeva... E questo, il mostro stesso a telefono, ha mandato una lettera, queste cose. Quindi quanti anni dopo si è detto quel delitto 72, lì è opera del mostro di Firenze? 68, quanti sei, sono? 30... 14 anni. 14 anni dopo ci si ricorda del 68. Ci si era ricordati al secondo delitto dell'81 di quello del 74. Perché nel 74... che era più vicino, c'era stata una cosa simile, non c'era stata l'escissione, però c'era stata una violenza nei confronti della donna. Quindi tutti in essi vengono stabiliti con un considerevole tempo, un intervallo di tempo, certo, in qualche modo. Poi arriva questo 68, il quale 68 ha una particolarità incredibile. Ricordacelo. La particolarità è che è un delitto premeditato. Certo. Cioè, si pensò al marito della vittima all'inizio. Tanto 68, ora tanto per darvi un'idea, la notte del delitto... i carri armati russi invadono la Cecoslovacchia. Ora, tanto per dire dove siamo collocati, ecco, per dire che il mondo è completamente diverso. E c'è ancora in vigore la legge sul delitto d'onore. Quindi vale a dire che il marito che uccide la moglie infedele ha uno sconto di pena fortissimo, se non addirittura quasi potrebbe essere l'assoluzione. Poi certo, se lo ricordiamo con orrore, ma così era. Il 68 che apparentemente è dietro l'angolo. Mi sembra che sia del 72, 74, tant'è che viene fatto quel film bellissimo che era Divorzio all'italiana, no? Dove quello uccide, un film appunto di costume, per far capire come funzionava. Quindi prima di tutto si pensa al marito, il marito tradito. Si pensa al marito. Il marito, a quei tempi non c'è l'interrogatorio di garanzia con l'avvocato presente. Io quando sono andato a parlare con Stefano Mele, che è il marito di Barbara Locci, e in questo posto dove era andato dopo aver fatto il carcere no, oggi è diventata domanda, nell'85 vado a parlare con lui, lo trovo in questo posto dove vive, e in questo posto lui mi dice che ti ricordi di quella notte, e lui dice le botte, perché lui viene massacrato di botte dai carabinieri fino a che non dice sono stato io. Perché poi sembra fosse un'indole abbastanza succube. Lui era succube da morire. Sono stato io. Però prima di dire sono stato io, lui accusa tutti gli amanti della moglie. Li accusa tutti. E la moglie ne aveva diversi di amanti. Tant'è che questo 68, che cos'è? È un delitto premeditato che si porta dietro diversi mandanti, diverse ci fai ragioni. Capire, per non uscire troppo dal solco, Alessandro, ma sulla base di quali elementi questo delitto a un certo punto viene messo in relazione agli altri e attribuito al mostro di Firenze? La pistola. Solo quello. Solo. E il modus operandi, però è la pistola il marchio. E i proiettili, perché i proiettili del 68 sono gli stessi dei delitti successivi, vale a dire sono questi Winchester serie H,
che la Winchester disse che addirittura venivano dalle due stesse scatole, cioè tutti i proiettili di tutti i delitti del Mostro di Firenze vengono da due scatole della Winchester. Sì. Perché vi dico che è un omicidio premeditato? Tre elementi per capirlo. Uno è questa storia del bambino. La questione è questa: il marito no, è sul luogo del delitto perché ha delle tracce di quelle quando fanno sì. il guanto di paraffina, eccetera. Quindi è sul luogo del delitto. In più la macchina ha una freccia accesa quando la trovano e lui, quando lo farà dice. La ricostruzione due giorni dopo, tira una gomitata alla freccia e dice: ah sì, come l'altra sera ho fatto uguale e così. Quindi il marito è sul luogo del delitto. Ma il marito non ha una motocicletta, non ha una macchina, non guida, ha solo una bicicletta. Il delitto avviene molto lontano da casa. Il giorno del delitto il marito dice, è un manovale, un poveraccio, dice: io sto malato, ho la febbre, mi portate a casa. Lo prendono e lo portano a casa. Il bambino, nel momento in cui viene ritrovato davanti a questa casa, a due chilometri di distanza dal posto dove c'è l'omicidio, non alla casa più vicina che si vede, è alla casa più lontana, che è un tratturo dove buttano tutti i cocci dei lavori di casa, quindi mattoni, eccetera, e lui non ha le scarpe e quindi non può averlo fatto a piedi, appunto diceva, c'ha i calzini puliti, cioè è così, viene portato là. Cosa dice? Mia madre e mio zio sono morti in macchina, portatemi subito a casa perché mio padre è a letto malato, che è quello che il padre ha detto quando certo. è andato via da casa. Quindi cosa vuol dire? Che per fare funzionare questo diritto ci vuole qualcuno che porta Stefano Mele sul luogo del delitto sì. e lo fa partecipare in qualche modo all'omicidio. E Stefano Mele racconta una cosa che è cinematografica, che è la prova che lui ha visto. A un certo punto lui dice che mentre è in macchina, dietro alla macchina dei due amanti, il bambino si sveglia e lui vede la capoccetta del bimbo nel lunotto. Che questa è un'immagine che non ti puoi inventare, no. cioè la vedi. Quindi lui viene portato sul luogo del delitto. Poi cosa succede? Uno prende a cavalluccio il bambino, lo porta nel posto più lontano, l'altro prende Stefano Mele e lo porta esatto. a casa in esatto. modo che tu. Esatto. Dopo il primo omicidio, viene condannato il marito nel 72, fanno il processo in corte di assise, il marito si prende 16 anni e va in carcere. Poi nel 74 c'è un nuovo delitto. Questa volta sempre calibro 22, sempre una coppia, però questa volta è molto più efferato. La ragazza viene trascinata fuori dalla macchina, anche il ragazzo viene colpito anche con un punteruolo, con un coltello molto acuminato, eccetera. La ragazza viene trovata in questo prato, ci siamo spostati dalla periferia sud di Firenze, siamo alla periferia nord perché siamo intorno a Pontassieve. La ragazza è trascinata fuori e gli viene infilato un tralcio di vite esatto. Nella vagina e quindi viene trovata così. E sono questi due ragazzi. Chi erano? Stefania Pettini, mi sembra si chiamasse, e Pasquale Gentilcore, mi sembra lui, sì, forse, non so. Lei è giovanissima, no? Lei è giovanissima, sono due ragazzi. Si sono appartati, stanno lì guardando, tra l'altro in un posto bellissimo, siamo proprio in mezzo ai campi, cioè un luogo tranquillo. E però anche loro l'orrore, le vittime successive le quali vittime, sono state, ecco, arrivando fino al 1985. Si arriva al 1981. 1981 c'è questo delitto, siamo molto più vicini a Firenze, perché siamo a Scandicci, sulle colline di Scandicci. Lì il delitto del 74 naturalmente non porta a niente, cioè non c'è gente che viene arrestata, niente. È un delitto che rimane insoluto, non si riesce a capire, eccetera. 81. Foggi, scusate perché poi tutti quanti comunque questi due ragazzi sono trovati morti, però qui c'è l'orrore vero, vale a dire alla ragazza è stato portato via il pube. Qui siamo entriamo in, e qua c'è subito l'indagine prende una svolta che sarà una delle caratteristiche, errate, profondamente errate, che porterà a uno sconvolgimento. Cioè si va nel mondo dei guardoni e lì succede il pandemonio.
Succede il pandemonio. Succede il pandemonio. Viene arrestato uno, Spalletti si chiama, che vive in un posto che si chiama Turbone, che sembra un nome che evochi chissà che è noto perché prende la moglie, la porta fuori, le fa fare cose con altri, guarda dal buco della serratura. Tutti i dettagli più torbidi emergono di questa. E diciamo, naturalmente cosa succede? Noi giornalisti e tutta la stampa ci si butta su questa cosa, certo, perché i guardoni, viene fuori tutto il mondo dei guardoni intorno a Firenze, in tutte le zone dove ci sono i guardoni, ci sono gli uditoni, che sono quelli che mettono un registratore sotto la macchina dove le coppie si scopre un mondo incredibile. Per molto tempo, diciamo così, la polizia e i carabinieri hanno agito fiutando i cattivi, cioè si fiutavano fra di loro. La polizia sventava le rapine perché davanti alla banca vedeva una macchina, si guardavano e quello diceva quello. Qui siamo di fronte a una cosa mai vista, tant'è che poi dopo vediamo, quando vanno a indagare sulla pista sarda, il primo che beccano è quello che c'ha precedente penale, vale a dire Francesco Vinci, perché secondo loro è il cattivo, il cattivo è il cattivo, cioè non ci sono i mezzi. Cosa succede? Con Pacciani si prova a fare qualcosa di più, come diceva Massimo, è nata nel frattempo la squadra antimostro, va bene, c'è stata una piccola specializzazione all'interno della questura di Firenze, si è creato nella squadra mobile di Firenze una squadra che si occupa con un ottimo poliziotto che si chiamava Perugini, che si occupa di questa cosa. Che cosa fanno? Fanno uno screening, dice vabbè, mettiamo che questa persona, grazie ai profili che intanto vengono fatti da Bruno principalmente, quindi mettiamo che questa persona abbia avuto questi problemi, quindi potrebbe essere uno che vive in un certo modo, che ha una certa fascia d'età, e cominciano a restringere piano piano, e alla fine ne rimane qualcuno. Fra quelli che rimangono c'è Pacciani. Devo dire che forse l'errore è ancora una volta quello di fare lo screening anche in base ai precedenti penali. Pacciani salta fuori perché? Ecco, chi era Pacciani? Allora, ricordiamo. Era un mostro, diciamolo senza... Perfino la fisionomia induceva, sì, no? Il suo sospetto, no, ricordo i commenti. Pacciani era un mostro, era uno che aveva distrutto completamente le figlie con delle violenze inenarrabili, proprio delle cose che... Io devo dire che nel processo a Pacciani la cosa che a me, come cronista, mi ha dato più noia è stato quando hanno portato le figlie a testimoniare sul fatto che lui le violentava solo per creare questo clima nei confronti di Pacciani, quando quel fatto era già stato processato, lui era già stato condannato, eccetera. Era uno che picchiava la moglie in maniera devastante con i ciocchi di legno del camino. Il mostro perfetto, gli diciamo. Spaccava la testa, pazzesco. Perché era questo, gli spaccava la testa, pazzesco. E poi con questa, con i bozzi, non la portava all'ospedale, quindi aveva la testa tutta bitorzoluta, una cosa incredibile. E poi soprattutto negli anni 60 aveva ucciso una donna, cioè un la uomo fidanzata. Che stava insidiando la sua fidanzata, dopodiché aveva fatto sesso con lei nel sangue di questo ti voglio dire, qui siamo a un livello diciamo abbastanza elevato di efferatezza. Qui le coincidenze si sono sprecate, no? Le coincidenze di Sciascia sono una cosa certa. No, ma questa è una cosa che non ci si può credere, vengono fuori delle cose di tutto. Ma di tutto. Io vi dico solo che c'è una super testimone che poi è quella che è stata condannata perché aveva accusato lo scrittore Bevilacqua di essere il mostro, sì, la Caprizzi, la quale era certo super testimone questo, nel caso Moro, nel caso del mostro, nella Uno Bianca, tutto. Cioè, ora, qui Izzo mi pare pure. Poi c'è Izzo che salta fuori e dice che con Narducci avevano rapito quella povera Rossella che passeggiava in montagna, l'avevano portata a casa di Narducci, legata a un tavolo, in 10, compresi Andrea Ghira e i massacratori del Circeo, l'avevano seviziata nell'ambito di una specie di setta esoterica e poi uccisa. Cioè, questa, ora, ma la sesta super testimonianza continuavano a crederle o no. Cioè era una cosa così, però lei probabilmente faceva attività di volontariato in carcere e parlava con i carcerati e quella del farmacista, la moglie del farmacista
c'è tutto. La in moglie che accusa il marito perché l'aveva abbandonata. Addirittura ci sono i servizi segreti, si parla anche dei servizi segreti, sì, perché non possono mancare, certo. I servizi segreti in Italia lo sappiamo, non possono mancare, ma c'era un dossier. C'è un dossier dei servizi segreti che compare in un libro che è stato scritto 10 anni prima. Cioè, ora voglio dire, succede, sembra tutto il contrario di tutto. Sulla questione di Pacciani, secondo me la cosa più bella di Pacciani, della storia di Pacciani, sono i soldi. Perché questo Pacciani, quello è il problema, sì. Ecco, però anche lì nessuno, cioè, non ricordiamo perché, allora, a un certo punto aveva un sacco di soldi, c'ha un sacco di soldi che lui ha versato, c'ha dei buoni del tesoro, poi c'ha dei soldi, ma soldi centinaia, 150 milioni, roba così. Poi si è comprato la macchina in contanti, insomma ha un sacco di soldi che un contadino non si sa come possa avere. Siccome uno degli amici di Merende dice c'era chi pagava i lavoretti a Pacciani, la famosa cupola, si cominciò a allora pensare, uscirono fuori nomi di professionisti, esatto, sì, ma per avere dei trofei, che ci siano i mandanti, vale a dire quelli che per fare le messe nere o vale a dire, chissà quali riti, comandano a Pacciani, ordina a Pacciani, portaci un ciuffo di peli, dai, di peli di pube di donna o un seno dopo, eccetera. Ora, però lo manda anche la polizia un pezzo, sì, di seno, eh? Sì, lo manda. Strano. All'unica donna che ha indagato, che ha indagato sulla pista sarda, che è Silvia Della Monica. Glielo manda a lei, manda questo pezzettino di seno dopo l'ultimo delitto. E lì qualcuno ha pensato che lui avesse nascosto i corpi in qualche modo, in modo tale da far arrivare prima la lettera e del... Quindi c'è un disegno in questo. Ma diciamo, la cosa che a me mi colpisce, come dicevamo all'inizio, la semplicità, va bene? Allora, la semplicità. Allora, in Italia, nella storia italiana, il fatto del serial killer era già un'eccezione, cioè un serial killer poi che uccide nell'arco, in un arco vastissimo così ampio, arco temporale, va bene? Ok, però uccide sempre, stessa arma, ok, perfetto. Assumiamo questo, perché ora si sta facendo la perizia balistica per vedere se davvero, la super perizia balistica per vedere se davvero è la stessa arma. Mettiamo che sia la stessa arma. Allora, c'è questa cosa. Poi si decide che non è uno, sono più di uno. Ora, lei è più brava di me sicuramente in questo campo, perché è il suo campo. Ma serial killer che agiscono in gruppo non esistono. Che non esistono. Beh, cioè, sono storia, l'altra cosa successiva, non solo sono più di uno, ma c'hanno i mandanti. E il mandante chi sceglie per andare a fare questo? Un gruppo di balordi. Dai, ma, cioè, ragazzi, ma il mandante rischia l'ergastolo. Non è che stiamo a, si va in galera, si prende l'ergastolo per essere il mandante.